Radio. E come sempre quando arriviamo a quest'ora del nostro pomeriggio si parla di interviste. Oggi non parleremo di musica, anche se la nostra artista che andremo ad intervistare si è occupata, si occupa anche di musica. Ma in particolare parleremo di scrittura, di poesia. Tra poco scopriremo un po' tutto l'universo che circonda in questo caso l'artista che andremo ad intervistare oggi. Intanto diamo il benvenuto ad Agnese Monaco. Benvenuta Agnese. Grazie a voi per l'ospitalità. Agnese, tu so che sei un artista a 360 gradi, possiamo tranquillamente dire, perché ti occupi praticamente di tutti i tipi di arte, vero? Sì, dai. Diciamolo. No, stavo leggendo anche la tua biografia, scrittrice, poetessa, commediografa, musicista, pittrice, no, veramente, poi delle poesie stupende anche tra l'altro. Grazie, sono contenta che ti piacciono. E proprio per quanto riguarda l'ambito della pittura, proprio adesso fino al 31 maggio sono in mostra a Milano con altre opere di artisti internazionali per la Red Bull che ha creato questo concorso e mi hanno preso come italiana tra questi artisti, quindi diciamo che è una bella soddisfazione. Veramente, complimenti Agnese, complimenti sul serio, e invitiamo anche i nostri amici se passano per Milano quindi ad andare a visitare questa mostra. Poi ci puoi ricordare dove la possiamo vedere Agnese? Guarda, è a Milano e in realtà praticamente l'indirizzo sta sul cielo, perché non ce l'ho davanti, quindi non me lo ricordo esattamente. Perfetto. Però si può vedere anche sulla mia pagina Facebook o su Twitter. Che poi naturalmente ricorderemo. Ma parliamo di te come scrittrice, Agnese, perché veramente abbiamo letto delle poesie stupende, poi parleremo anche dei tuoi libri di poesia e non solo. Come è nata questa passione per la scrittura, Agnese? Guarda, sinceramente devo molto alla mia professoressa di italiano delle superiori. Mi ha preso sotto la sua ala protettiva e mi ha invogliato e spronato a esprimere me stessa nell'ambito poetico, traendo il meglio di me, insomma. Quindi io la ringrazio sempre, Marinella, che saluto anche. E poi, diciamo, quindi io ho iniziato a pubblicare, la mia prima pubblicazione è avvenuta dopo aver vinto un concorso nel 1996. Da lì ovviamente scrivevo anche per il giornalino della scuola, io ho un passato con il diploma del liceo classico, insomma. E poi vabbè, poi la laurea in lettere, honoris causa, e poi vabbè lo studio di giurisprudenza, insomma. E quindi? No, quindi un bel percorso di studio anche che ti ha preparato a questo mondo della scrittura, possiamo dire. Sì, poi ho fatto anche un corso, proprio la mia professoressa di italiano a scuola faceva un corso pomeridiano proprio di poesia contemporanea, quindi ho avuto, diciamo, la fortuna di conoscere e di vivere la poesia fino in fondo, no? Quindi di riuscire ad amarla e poi vabbè, cioè, ovviamente anche una forma per esternare, no? Se stessi, poi le proprie esperienze di vita. Io comunque sia nelle mie opere scrivo sempre cose reali, dove la protagonista sono io, le persone che mi circondano, quindi non tratto di cose inventate, cioè gli argomenti sono sempre reali. Niente favolette, sono realtà. Quindi tutto quello che ti capita nella vita, anche questa intervista potrebbe diventare una poesia o qualcosa che entra nel tuo. Sì, cioè, ovviamente mi fondo la mia linea poetica, manifestare quello che accade, che mi accade, oppure che succede nella vita, certo, alle persone, ma sempre con una vena positiva e speranzosa, quindi c'è comunque i riferimenti alla speranza, dove anche nella negatività
si raggiunge la positività, insomma, è sempre alla base della mia poetica. Poi anche le figure allegoriche ne uso parecchie, oppure comunque sia la simbologia numerica, anche spesso viene utilizzata in molte mie poesie. Poi diciamo anche il mare, l'elemento del mare è sempre presente, perché per me l'ondeggiare, no, delle onde rappresenta un po' la vita, quello che è la vita, no, con i suoi alti e bassi, quindi anche l'acqua è comunque un elemento di purezza. Io sono per esempio nativa del segno del cancro, mm-hmm. E quindi l'acqua, diciamo, che è fonte vitale, no? Anche nel mio segno. È una cosa una cosa un po' particolare tua rispetto ad altri giovani artisti che comunque riescono a pubblicare, anche perché devo dire che pubblicare delle raccolte di poesie in questo momento non è facile, vero Agnese? No, non è per niente facile, anzi, cioè, io ho proprio esagerato questa volta. Infatti sta per uscire il mio nuovo libro, che è una nuova raccolta di poesie, ma questa volta in più lingue, quindi ho esagerato veramente. Ah, infatti, una tua particolarità sono proprio le traduzioni in varie lingue rispetto ad altri giovani artisti. Come mai questa scelta, Agnese? Guarda, allora, io sono appassionata di lingue straniere, cioè, lo studio di lingue straniere. Amo molto viaggiare e ho avuto anche la fortuna di visitare molti posti nel mondo, e quindi quando vado comunque in un posto io amo sentirmi un po' a casa, quindi mi vivo non da turista la città, ma proprio come una persona del luogo, come farendo pensando una persona del luogo. Quindi, cioè, mangio il cibo tipico di quel luogo, cerco di parlare la lingua e cerco di vivere la vita nella loro cultura, nella loro tradizione, ovviamente rispettandola. E ho imparato molto, devo dire, e con numerosi viaggi, poi con numerosi amici e anche esperienze, diciamo, lavorative, perché comunque ne ho avute parecchie di collaborazioni all'estero, e quindi alla fine è successo che ho rimediato, tra virgolette, un grosso bagaglio di lingue straniere a un buon livello, perché poi ovviamente ho iniziato anche a fare dei corsi per stabilire proprio un punto, un livello di apprendimento della lingua stessa, e quindi alla fine mi sono anche messa a pensare, no, a scrivere in altre lingue, quindi ho fatto anche concorsi all'estero in altre lingue, quindi ho pensato di racchiudere nell'altro libro proprio un po' tutto questo mio percorso, quindi sentirmi persona e esprimere quello che sento, che trovo, che vivo anche in altre lingue con la stessa intensità di quella italiana, perché per esempio un problema che abbiamo molto spesso è tradurre la poesia in altre lingue. Ecco, praticamente in questo frangente non mi si crea il problema, perché me ne traduco praticamente da sola. Giusto, beh. No, anche perché tra l'altro traducendo i vari testi in altre lingue tante volte si perde anche quello che era il discorso originario, quindi avendo fatto il lavoro tu sei sicura, diciamo, in questo modo che praticamente quello che è uscito che l'essenza rimanga. Esatto, esatto, ecco. Esatto. Secondo me io ci ho provato e poi vedremo come andrà, insomma, questa nuova esperienza. Io sono una persona che ama le sfide e ama rischiare, ovviamente in senso più positivo, no? Cioè, e quindi vedremo come andrà. Sai, tu hai scritto però anche dei testi musicali, hai collaborato con grandi nomi del panorama musicale italiano e poi anche commedie teatrali, cortometraggi, insomma, veramente hai esperienze che gravitano veramente. Ci ricordi un po' di questa esperienza, Agnese? Allora, iniziamo con le commedie teatrali. In realtà all'attivo sono due,
sono due, una è Carcere degli Onesti e l'altra è Cambia Canale. Cambia Canale è andata in scena al Teatro Traiano di Fiumicino. E è stata una bella esperienza, dove l'artista protagonista era il socio ufficiale di Franco Franchi. Io mi sono occupata anche non solo della partitura teatrale, ma anche dell'impianto scenico e di visione proprio degli atti e delle scene. Quindi è stata una bella esperienza, mi ha dato grande soddisfazione, però ovviamente non è che è una cosa che capita tutti i giorni, e comunque il lavoro che c'è stato dietro è stato uno studio veramente accurato, cioè mi sono messa a studiare mi sono guardata praticamente tutti i film di Franco Franchi e ho cercato di adattare la poetica di Franco Franchi originale ai tempi moderni, quindi è stato un bel lavoraccio. Poi ovviamente non sono stata la sola, no? Sono stata aiutata da Alessandro Ferrone, che mi ha seguito in questo percorso e ha scritto con me questa commedia, e che ringrazio ovviamente. Poi niente, adesso stiamo vedendo per altre collaborazioni, ancora un po' così, vediamo un pochino. Poi per quanto riguarda il cortometraggio invece, avevo visto per caso un concorso di cortometraggi aperto con tutte persone diciamo alle prime armi. Sì. Siccome comunque sia io adoro anche la fotografia, ho fatto anche concorsi di fotografia e mi piace anche fare riprese con la telecamera, ho detto perché non provare a fare un cortometraggio. Il tema proprio era proprio sui diritti inviolabili della persona. Allora io ho pensato di prendere il diritto alla vita, però di guardarlo in un'ottica differente, quindi il diritto alla vita e la negazione di esso che ci autoproduciamo, per esempio le persone che soffrono di depressione. La depressione non è altro che l'autoprivazione del diritto alla vita. Quindi ho provato a giocare su questo fatto e ovviamente ho fatto parecchi studi sull'argomento e alla fine è uscito un discreto prodotto, l'ho mandato per questo concorso e mi classificai 14esima, che non era male, quando praticamente i primi 13 andarono al Festival di Venezia per i cortometraggi, quindi per pochissimo ho sfiorato anch'io questa cosa. Però è stata una bella esperienza, ovviamente non avevo i mezzi veri propri, però il concetto è arrivato e questo mi è piaciuto molto. No, peccato per un soffio non essere andata a Venezia, però comunque un'esperienza che ha lasciato il segno. Sì, un gran segno, sì, mi è piaciuta molto. Poi Venezia, non avendo comunque l'attrezzatura, non essendo esperta di settore, cioè, lascio a chi sa fare queste cose il loro mestiere. Io mi dedico a quello che so fare meglio, insomma, a scrivere, spero. E parliamo anche di musica, perché siamo curiosi di scoprirti anche come autrice di testi musicali. Sì, e non solo, sì, come testi musicali, sì, ma anche ovviamente il testo, no? Il testo delle proprie. Ma il clou praticamente l'ho avuto quando per un concorso a Torino, un concorso piuttosto famoso, per i libri per bambini, praticamente avevo mandato il mio progetto, tutto ideato da me, quindi comunque sì, era un progetto e anche dovevi mandare comunque il prodotto finito. E ho praticamente creato un libro per bambini musicato con proprio una canzoncina, un jingle che comunque poteva essere anche letto ovviamente, e quindi c'era questo CD con la canzone praticamente che avevo creato io, sia testo della musica, che si chiamava Pannetto l'amichetto.
E mi è piaciuto, ovviamente, cioè purtroppo non sono passata, evidentemente c'erano idee migliori, però comunque per me è stata una bella soddisfazione, perché mi è piaciuto abbastanza. No, tante belle. Una favoletta musicata per bambini che praticamente trattava di un bambino in sovrappeso. Uh-huh. Che però non era considerato diverso e immaginato dagli altri bambini, ma aveva una vita sociale ben distinta, quindi era comunque contro l'immaginazione in generale. Bellissimo, stiamo scoprendo veramente un Agnese Monaco che veramente in tutti i tipi di arte ti stai cimentando. E stiamo scoprendo veramente delle belle cose su di te, Agnese, ma a questo punto siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata. Ti volevo chiedere, per i nostri amici che vogliono restare in contatto con te e scoprire qualcosina in più, perché non abbiamo detto tutto in questo in questa intervista, ovviamente. Scoprito che ce n'è da dire, uh-huh. Ce n'è veramente da dire. Allora, per rimanere in contatto con me potete innanzitutto vedere il mio sito, che in realtà è un blog, quindi comunque è sempre aggiornato, ed è agnesemonaco.altervista.org, oppure potete cliccare mi piace sulla mia pagina Facebook, che è Agnese Monaco Official. Mm-hmm. Oppure potete aggiungermi su Twitter, che al contatto Agnese1979 scritto al numero, oppure cercandomi Agnese Monaco mi riconoscete dalla foto, e poi sul mio profilo Facebook, che è Agnese Monaco 1 scritto al numero. Perfetto, quindi invitiamo anche i nostri amici a chiedere amicizia e andare anche a sfogliare il tuo sito, perché veramente c'è tutto quello che si può scoprire su di te, e poi anche ti si può seguire per quanto riguarda le varie pubblicazioni, le varie cose che stai portando avanti. Anzi, un'altra domanda che ti volevo fare, Agnese, a cosa stai lavorando in questo periodo? Non ne possiamo parlare, siamo in ballottaggio. Ah, ho capito. E un'altra cosa invece che ci interessava, come fare per acquistare i tuoi libri? Dove li possiamo trovare, Agnese? Guarda, cioè, al momento, allora, per quanto riguarda i libri in lingua straniera, non ne ho la più pallida idea, forse nelle varie case editrici straniere. E invece per quanto riguarda quelli italiani, per esempio, quello che riguarda le poesie giovanili, con il libro È solo l'inizio, ovviamente autrice è Agnese Monaco, la casa editrice è la Booksprint Edizioni. Questa pubblicazione è nell'ottobre 2011 e la potete trovare sia nelle librerie oppure online, nei vari bookstore online, oppure direttamente richiedere alla casa editrice. Ma comunque nelle librerie in Italia lo trovate ancora, anche se è nel 2011. E poi dove non doveste trovarlo potete richiederlo direttamente alle vostre librerie. Comunque nel circuito Feltrinelli c'è. Perfetto. Agnese, io ti ringrazio per questa chiacchierata radiofonica con noi. Magari molto presto poi ci potremo anche ritrovare per parlare anche di altre cose anche di altre cose che ti riguardano, ovviamente. E ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie lupo, e grazie a voi nello spazio concessomi. www.containerradio.it